Buongiorno carissimi amici dello Scorpione. Scorpione in segno solare, ascendente e lunare. Potete anche andare a vedere gli altri vostri segni per vedere se c'è un'informazione di più per voi. Oggi vediamo un po' l'estensione, come avevo promesso, della settimana per gli amici dello Scorpione, ma sappiate sempre che è una lettura generale che quindi non può parlare a tutti. Prendete ciò che dovete prendere. L'energia che vi accompagna è l'energia dell'avventura e della colpa di sentirsi in colpa. Allora, probabilmente c'è qualche amico dello Scorpione che decide di, che ne so, di cambiare vita, di iniziare un qualcosa di nuovo e vi sentite forse in colpa nei riguardi degli altri. Allora, c'è un qualcosa che vi farà sentire in colpa e decidete comunque poi di avanzare, nonostante tutto. Vediamo nel sentimentale per cominciare. Nel sentimentale c'è la carta del serpente. E c'ho la carta della cicogna. Allora, vi do solo due messaggi veloci veloci che poi non c'entreranno nulla con la lettura. Ecco, voi sapete che io parlo per intuizione, quindi do il messaggio che deve passare. Però per qualcuno si può parlare di una gravidanza, si può parlare anche di un nuovo incontro. Fate però attenzione, se è un nuovo incontro, non è detto che sia per forza un bel incontro. Piccola parentesi. Ma poi ecco, può essere anche bello per qualcuno vivere un'avventura. Però, essendo nel sentimentale, qua si parla di persone che probabilmente apprenderete un qualcosa sulla vostra relazione, un qualcosa che un tradimento, una delusione comunque. Per qualcuno è quello che apprenderà, se non l'avete già appreso. Probabilmente fino ad oggi un qualcuno si diceva anche forse, ma ci avrà un qualcun altro, e quindi poi vi sentivate in colpa perché vi dicevate: ma perché sei così pessimista, pessimista, così insomma, a vedere cose dove non c'è nulla? Ma probabilmente quel senso di colpa svanirà presto per qualcuno perché vi renderete conto che è proprio la verità, perché è quello che apprenderete. E quindi poi da lì forse grazie a un nuovo incontro potete rivivere un'avventura e quindi affrontare insomma le difficoltà della vostra coppia. Poi per qualcuno ripartire da questa avventura è proprio il fatto di apprendere un qualcosa sulla relazione, smetterete di sentirvi in colpa e deciderete comunque adesso di avanzare e di ricostruirvi. Qua sopra c'ho proprio il fatto di dover girare le spalle a un passato su una relazione che comunque, ecco, è finita, non c'è più. È finita, lo apprenderete, forse l'avete già appreso e vi si incoraggia proprio ad andare avanti, a mettere fine a quello che vi può fare ancora male. Magari se da poco che l'avete appreso, non lo so, poi adattate, voglio dire, ma avrete anche delle nuove opportunità, quelle opportunità di incontrare una nuova persona, quindi di rivivere una bella avventura, ma semplicemente anche di non sentirvi più in colpa, quindi un'avventura anche con voi stessi, di non avere più quei sensi di colpa che potevate avere in una relazione, che è comunque una relazione dove l'altra persona non è stata davvero sincera con voi. Quindi si gira le spalle, si decide di, ecco, di andare avanti, da qui questa avventura. Vedete le carte, tutte e due sono di spalle. Si decide proprio di girare le spalle a questa relazione, a quest'amore, per andare avanti. Basta con le tensioni, basta con i sensi di colpa. Adesso avanzo. Ed è anche proprio un qualcosa di rapido per qualcuno di voi. Nelle relazioni in generale, cioè il Naviro e l'Orso. Probabilmente quando si parla di relazione in generale si parla di qualunque tipo di relazione, anche sentimentale, però famiglia, amici, vita sociale e anche sentimentale. Se eravate in discordia con qualcuno, forse qua vi si è chiesto, vi si chiederà di avere tanta forza e coraggio probabilmente per affrontare questa difficoltà con questa persona perché le cose possono mettersi in moto, insomma. Se ci sono stati dei sensi di colpa perché eravate litigati, che ne so, forse non vi parlavate con un genitore, con un fratello, un carissimo amico, ci sono stati tutti questi sensi di colpa, adesso decidete di girare il passato, insomma le spalle a questo passato e di ricominciare a vivere questa bella avventura di questa relazione che avevate. Un qualcosa comunque si mette in movimento, carissimi amici. Questo perché? Perché comunque vi manca la persona, vi manca e avete acquisito questa grande saggezza che vi dice proprio adesso basta. Smettiamoli con tutto ciò che è stato, non abbiamo più questi sensi di colpa per ciò che è accaduto. Facciamo in modo che la nostra relazione possa riprendere, ma su delle buone basi. Quindi questa bella avventura di una relazione amichevole, anche sentimentale, ma soprattutto familiare, questo è quello che io sento qua. Per il lavoro,
Oppure i progetti. C'è la donna che vi può rappresentare, ma può rappresentare anche una donna accanto a voi o semplicemente comunque questa energia femminile di dolcezza, di intuizione. Qua si parla di abbondanza e di commercio. Ok. Qua si parla anche di amore, di riuscita. Si parla di un sogno che si avvera, insomma. Quindi c'è qualcuno che vive un bel sogno al lavoro. Perché per fortuna non tutti affrontano delle difficoltà. Se poi desiderate trovare un lavoro per coloro che non ce l'abbiano, qua si può dire che probabilmente troverete un qualcosa che vi piacerà. E poi c'è chi invece, proprio il messaggio principale, è che ha un lavoro che fate con amore, che vi dà tutta la stabilità della quale avete bisogno, che condividete dei bei momenti con i colleghi. Veramente per qualcuno è stato proprio un sogno che si è realizzato sul lavoro. Un lavoro che vi corrisponde pienamente. Per i progetti e le finanze, per le finanze e per il materiale, c'è cioè il bambino e il bouquet, quindi si parla comunque di felicità. E posso pensare anche c'è qualcuno di un po' questa innocenza di questi bambini, quindi è possibile che forse vivete. C'è un regalo forse da parte dei vostri genitori, perché siamo nel materiale finanziario, quindi potete ricevere forse un regalo dai vostri genitori, anche se siete dei bambinoni grandi. Ecco, comunque anche nelle finanze materiali, per qualcuno vi si dice di fare una scelta. Se magari dovete costruirvi un qualcosa, che volete costruirvi un qualcosa, adesso siete pronti. Avete quel coraggio di osare per costruirvi un futuro, per costruirvi forse un bene materiale, comunque ecco, una ricchezza stabile che vi possa far sentire bene. Però vi si dice anche di uscire da questa illusione, di non essere troppo bonaccioni. Forse c'è qualcuno che presta tanto sui soldi e qualcuno ne approfitta un po', da qui che poi ci sono queste difficoltà e che poi dovete fare la scelta. Quale scelta? La scelta di non sentirvi in colpa di aver prestato, che qualcuno ne ha approfittato un po'. Questa è la stessissima carta dell'avventura. Probabilmente c'è qualcuno che vuole partire, vuole incominciare questa bella avventura proprio per costruirsi un patrimonio, ma comunque vivere bene, non essere nel bisogno. Per questo, però, carissimi amici, dovete fare la scelta di non prestare sempre se siete un qualcuno troppo bonaccione, ma soprattutto uscire dalle difficoltà. Per qualcuno si potrebbe parlare forse di un'eredità, perché c'è la carta del bambino con la carta di questi momenti di gioia, ma comunque forse qualcuno che decide anche adesso basta, basta sentirmi in colpa, se c'è un'eredità che non funziona, che c'è sempre dei problemi per mettersi d'accordo. Qualcuno che dice ma basta, io adesso mi vivo la mia vita tranquillamente, non me ne frega più nulla, vada come vada, adesso gli avanzo, voglio costruirmi comunque qualcosa io da solo, da sola. Non voglio contare su nessuno, mi prendo dei rischi e mi vado a cercare quei soldi, quella stabilità materiale, qualunque cosa, una macchina, una casa, ma me la vado a cercare io, me lo costruisco io. E poi c'è chi deve fare attenzione proprio a non avere queste difficoltà, che poi esita tanto e si sente in colpa perché presta tanto. E per qualcun altro, se volete un lavoro, carissimi amici, ecco, dovete usare, dovete andare a bussare le porte, il lavoro lo dovete comunque cercare. E poi c'è chi vive comunque una bella relazione, insomma, col lavoro. Sul lato emozionale, la vostra emozione, c'ho la casa e c'è il 7 di bastone che parla di conflitti, di ostacoli, di difficoltà. Probabilmente c'è qualcosa in casa vostra che si è passato, che si sta passando, che vi mette in difficoltà. Ci sono anche questi sensi di colpa, probabilmente legati a questa relazione che è finita, che sta per finire. E quindi ecco, forse ci sono queste di mettersi in questione. Voglio girare le spalle per avanzare, però forse c'è qualcuno che si sente in colpa. Cosa vi dice il consiglio? La fortuna. Allora, qua vi si dice che siete comunque fortunati, perché? Perché la vita va messa proprio davanti a questa sfida e questa sfida vi porterà fortuna. Dovete essere una persona sicura, dovete avere questa freddezza di prendere delle decisioni proprio per accogliere questa fortuna di queste sfide che la vita vi ha messo davanti, per uscire dai sensi di colpa e per andare a vivere nuove avventure. Un qualcosa di nuovo e un qualcosa soprattutto che vi porterà quello che voi desiderate, con nuove persone nella vostra vita, perché abbiamo comunque il movimento, nuovi incontri, nuove amicizie.
celebrerete questa grande sfida, questa grande fortuna che vi arriverà ad un colpo, che vi renderete conto che tutti i sensi di colpa che avete avuto non sono serviti a nulla, nel senso a parte a farvi del male, ma che la vita è una grande avventura. Questa è stata la sfida che vi ha messo davanti. Questa sfida, oggi, se l'accettate, vi tenete fermamente a quello che avete vissuto e basta, chiudete definitivamente. Quello che vi aspetta è la celebrazione, è la gioia, nuovi incontri, belle amicizie. E per finire ci abbiamo il messaggio proprio che è della stessissima carta, la grande papessa. E questa carta cosa vi dice? Oh solitudine, tu sei il mio più grande privilegio, la mia dignità, la mia fortuna. Sono adesso di fronte a te, con l'inevitabile dolore di esistere, con quell'estasi di essere. Nel più profondo del santuario io vibro nell'unione perfetta con colui che non è ancora qui. E che però non mi ha mai abbandonata. Quindi qua c'è anche qualche amico dello Scorpione che sta facendo un lavoro proprio spirituale su di sé. Da qui questa nuova avventura, lasciare i sensi di colpa di tutto ciò che è stato, andare verso un qualcosa di nuovo, ricostruirsi, viversi questa bella avventura, riavvicinandosi al divino. Io penso che sia una bella lettura. Mi direte cosa ne pensate. Prendete sempre ciò che dovete prendere, chiedi assieme amici e vi auguro di trascorrere una bella giornata. Ciao!